Ragazzuoli miei, io sono Nevermind e benvenuti in questo nuovo video su Elden Ring. Quest'oggi voglio mostrarvi una delle build con cui mi sono divertito di più in quest'ultimo periodo. È in grado sia di fare enormi danni a distanza con l'uso di alcune magie, ma anche, ovviamente quando capita, di adattarsi bene al combattimento ravvicinato. È una build molto versatile che si comporta bene sia contro gruppi più o meno numerosi di nemici, sia sul singolo target, come per esempio una boss fight. E basta giusto cambiare qualche talismano o qualche pezzo d'armatura per renderla per esempio più pericolosa sulla corta distanza o per valorizzare ancora di più gli incantesimi. Prima di iniziare a parlarne però vi invito a lasciare un like a fine visione nel caso ovviamente questo video vi sia piaciuto e ad iscrivervi al canale per supportarmi e aiutarmi a crescere se vi piacciono i contenuti che porto. Elden Ring a quanto pare continua sempre ad aggiornarsi e di build interessanti e divertenti ne escono sempre di nuove e sono contento grazie anche al vostro supporto di condividerle qui su YouTube. Vi ricordo inoltre che quella che vedrete quest'oggi in questo video, questa build, la trovate riassunta in una piccola immagine su tutti i miei vari social. La troverete su Instagram, TikTok, sul gruppo Telegram e quello Discord. Quindi se volete darle un'occhiata un pochino più veloce senza guardare ogni volta il video, vi invito a seguirmi anche lì. Trovate tutti i link qui in basso in descrizione. Iniziamo quindi a parlare di questo setup. Non gli ho dato ancora un nome, anzi se volete provate a dargliene uno voi tra i commenti. Il più carino e originale lo metterò qui nel titolo. Si tratta di una build intelligenza con qualche punto in forza. Le armi più pesanti hanno subito dei bei buff negli ultimi aggiornamenti, quindi le ho preferite a quelle destrezza. E devo dire che lato melee ho avuto degli ottimi risultati. Le statistiche al 150 sono queste. Il focus principale sta in intelligenza con 75 punti, 30 in forza e 50 in vitalità. La spartizione dei punti dipende dalla classe con cui partite all'inizio, un prigioniero o un astrologo partono ovviamente avvantaggiati, quindi capiterà che magari non riuscite a mettere esattamente i miei stessi punti. La cosa importante è che capite il focus, appunto intelligenza e forza. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, sto utilizzando due bastoni dello smarrimento. Quest'arma si può ottenere in singola copia nella città di Sellia ad est di Kelid. Questo bastone magico ha la particolarità di potenziare le stregonerie dell'invisibilità. Ma la cosa più interessante, funziona anche con gli altri bastoni, è che se ne utilizziamo due con lo stesso buff, il potenziamento è raddoppiato. Non so se sia un bug, non so se lo patcheranno in futuro, si sommano gli effetti passivi dei bastoni. Capisco però che non tutti ne hanno due, soprattutto se siete in prima run, quindi il consiglio che vi posso dare è al posto di usare uno di loro, o usate lo scettro regale cariano che si prende dalla rimembranza di Rennala, o quello della scintillama cariana. La cosa importante per prendere i buff ai danni degli incantesimi che andremo ad utilizzare è avere un bastone dello smarrimento nella mano sinistra. Se ne avete due, se siete in un game plus o qualche amico ve l'ha passato, ovviamente il risultato sarà migliore. Nell'altro slot mano destra andremo ad equipaggiare la nostra arma melee. Nel mio caso sto utilizzando lo spadone curvo Mannaia del Presagio con affinità da freddo e cenere Echi di Tempesta, in modo da ottenere un buon scaling sia in forza che in intelligenza e ovviamente anche per congelare. Quest'arma però ha un drop rate molto basso, circa il 4% dai mob presagi che la impugnano. Se ne volete una vi consiglio di farmarla partendo dalla fonte Camera del Montacarichi nel castello di Gran Tempesta. Se uscite da quella stanza a pochi passi nel cortile c'è uno di questi mostri. Sto utilizzando questo spadone specifico perché oltre i vari buff che la sua categoria di armi ha ricevuto, fa veramente dei danni senza senso. E oltretutto ha una combo di ben due attacchi pesanti, se impugnato a due mani, che è davvero molto veloce e pericolosa. Con affinità fredda, come vedete, riesce anche a congelare in pochi hit. Come armamento melee però ci sono anche altre valide alternative. Per esempio si può utilizzare l'ascia sacrificale, che ripristina FP ad ogni uccisione. È molto divertente anche l'ascia di Rosus, lo spadone curvo di Zamor o il fortissimo spadone reale. Questi ultimi due entrambi sfruttano il congelamento. Poi vabbè, ragazzotti, c'è il classico spadone della luna nera che non tradisce mai, ma personalmente, non lo so, dopo un po' che lo gioco mi annoia. A livello di armatura io vi consiglio qualsiasi set, basta che non vi porti ovviamente in carico pesante. Nel mio caso sto utilizzando la corazza da cavaliere cariano, i guanti del viaggiatore e gli stivali del fuorilegge. Non avendo tanta tempra non posso utilizzare roba un po' più pesante e resistente. La parte dell'elmo e il copricapo sceglietelo bene. Ci sono un sacco di alternative che vi potenziano intelligenza, forza, le altre statistiche. Ma mi raccomando fate attenzione perché molti di essi hanno anche un malus, per esempio le maschere di scintipietra. Nel mio caso sto utilizzando
utilizzando la corona della luna crescente. Parliamo ora dei talismani. Il primo, secondo me fondamentale, è l'icona di Goffrey, che potenzia nel nostro caso il danno delle magie caricate. E fidatevi, ne useremo. Sto utilizzando anche il talismano della messa di pietra, volendo si può utilizzare in combo la sua versione un pochino più debole, e questo qui semplicemente ci potenzia ancora di più le nostre spell. Gli altri due slot sono variabili. Se dovete affrontare per esempio una boss fight, vi consiglio di utilizzare il talismano spada rituale, che vi potenzia i danni quando siete full vita. È ottimo anche l'icona di Radagon, che ci velocizza il cast, oppure al suo posto lo scorpione della magia, che aumenta ancora di più i danni magici. Se invece non state affrontando un nemico difficile o una boss fight, dovete per esempio semplicemente esplorare e vi serve del danno melee e più resistenza, se vogliamo usare armamenti più pesanti, visto che abbiamo bassa tempra, dobbiamo equipaggiare l'arsenale del grande vaso, che aumenta il carico massimo degli oggetti equipaggiati. Per i danni corpo a corpo invece vi consiglio l'emblema della spada alata marcescenza, o la sua versione base, che va a proccare se usiamo sull'arma una cenere di guerra con hit consecutivi, come nel mio caso con echi di tempesta, oppure il talismano schegge di Alexander. Nella miscela del balsamo sto utilizzando la lacrima spezzata del velo della magia per fare ancora più danni magici, come se non bastasse, e quella di cristallo piroverde, che aumenta il regen di stamina. Dato che lanciare magie ce ne consumerà veramente tanta e ne lanceremo parecchie, reputo questa lacrima davvero molto molto utile. Le stregonerie che andremo a utilizzare, cardine di questa build, sono quelle notturne di Celia, e vi ricordo che sono potenziate dal nostro bastone magico. La scheggia notturna è perfetta per piccoli e veloci danni, visto che si può usare anche dopo un roll o addirittura in salto. Per i danni un po' più sostanziosi, ma più lenti, useremo la cometa notturna. È una spell caricata, buffata dall'icona di Goffrey. Altre stregonerie consigliate sono assolutamente terra magica, che aumenta ancora di più la nostra potenza offensiva, non sembrerebbe ma anche incisore cariano è veramente molto forte, è veloce e ha una potenza disarmante soprattutto quando iniziate a colpire in maniera consecutiva. Vi consiglio anche arco di scintipietra per gruppetti un po' più numerosi di nemici, e provate anche spadone e pungolo cariano. Perfetto ragazzuoli, come al solito vi faccio vedere come funziona questa build. Sto utilizzando in questo momento due bastoni, volendo come vi dicevo prima potete anche switchare e metterne un altro nella mano destra, l'importante è averne uno nella mano sinistra. La combo di talismani è quella per il danno magico aumentato, questa va bene anche contro le boss fight e soprattutto all'inizio. Vi faccio vedere che utilizzando tutto 4000 di danno e 3400. Il danno iniziale è stato più alto perché ancora non ci aveva visto. Se dovesse poi capitare che il mostro arriva troppo vicino al nostro personaggio, andiamo dello spadone curvo, R2 fa questo, ne facciamo altri due e il mostro viene completamente annichilito. Vi faccio vedere anche Echi della Tempesta come funziona. Possiamo tankare il primo colpo, il nostro personaggio va in Hyper Armor, si applica congelamento e a fine combo anche i mostri più grossi, ovviamente non tutti, vengono sbalzati via. E ci ha droppato anche la mannaia del presagio, quella che vi dicevo 4% di drop rate, ce l'ha droppata lui, quindi anche in questa zona si potrebbe farmare. E visto che questo è il setup per sciogliere le boss fight, vi faccio vedere anche contro qualche boss. Il talismano spada rituale, soprattutto contro le boss fight, dà il suo massimo. Perché? Perché in scontri dove il nostro avversario cammina verso di noi, ci dà tutto il tempo di piazzare terra magica, di baffarci con il balsamo e altre cose volendo. E in quel momento, visto che è l'inizio dello scontro, nessuno ci ha colpito, siamo a distanza, siamo full vita, e il talismano spada rituale proc e ci aumenta i danni. La cosa unica che poi rende le stregonerie dell'invisibilità molto molto forti, soprattutto contro boss o comunque nemici che tendono a schivare, parare o a deflettere le magie che lanciate, per esempio Radagon ve le respinge, e che contro queste magie non possono che guardarsele e prendersele in faccia. Se non sbaglio poi lato PvP, ma qui dovete aiutarmi voi quelli un pochino più esperti, in teoria queste magie passano anche alcuni scudi. Dovete però confermarmi o meno questa cosa qui in basso tra i commenti. Quindi contro le boss fight agiamo in questa maniera. Entriamo, buff, terra magica, magia a distanza. Quando poi il mostro diventa più aggressivo e si avvicina a noi, andiamo o di spadone o di spell melee. Non ho volutamente inserito cometa azzurra in questa build, ragazzi, perché la trovo estremamente noiosa come magia. Se la utilizzate poi con la lacrima che non vi fa consumare punti abilità, il nemico, la boss fight, quello che avete davanti, viene completamente ridicolizzato. E per carità, magari è figo la prima volta che lo fai, però a lungo andare, sempre parlando personalmente, secondo me rovina alcuni scontri, rovina alcune sfide che abbiamo all'interno di Elden Ring.
La variante invece è un pochino più resistente, che rinuncia a qualche danno extra magico, va a utilizzare questo setup. Stesse armi, stesso copricapo, armatura corazza di Blade, guanti d'arme dei Cavalieri Notturni, gli schienieri da masnadiere, il talismano della Messa di Pietra, l'emblema della spada alata marcescente, l'icona di Godfrey e l'arsenale del Grande Vaso. Senza quest'ultimo non avremmo potuto equipaggiare roba un po' più resistente. Sicuramente con questo setup faremo meno danni per quanto riguarda le stregonerie, però siamo più tankosi, il che ci permette di esplorare con più tranquillità. Abbiamo un bel buff agli attacchi consecutivi con l'emblema della spadalata, e quello che vi consiglio è appunto di usare questa variante quando dovete esplorare zone, quando dovete sconfiggere tanti nemici e non volete giocare con un armor set molto leggero come quello di prima. Ovviamente questo a discapito dei danni magici. Quindi ragazzuoli, vi ho mostrato questa build, secondo me è molto divertente, vi permette sia di giocare safe portando danni dalla distanza e volendo sia di giocare in maniera più aggressiva in alcune situazioni. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui in basso nei commenti, come la migliorereste. Vi ricordo che questo setup con le varianti lo troverete riassunto in una piccola immagine sui miei vari social. Vi ringrazio infinitamente per l'attenzione, lasciate un like se questo video vi è piaciuto ed iscrivetevi per altri contenuti come questo. Io ero Nevermind, ragazzuoli miei, alla prossima, ciao ciao!